Salve a tutti ragazzi e bentornati su Assassin's Creed. Oggi andremo avanti con il proseguo della storia. Allora, andiamo un attimino di raccapezzarci. Allora, intanto abbiamo i talenti da sistemare. Sì, va bene. Allora, corpo a corpo, resistenza corpo a corpo, danni e stordimento. Ok. Sono più forti dei fabbrici spadani. Perfetto. Vabbè, le missioni le sappiamo. Allora, questioni di famiglia. Incontra il tuo padre adottivo. E saremo tormentati dalle visioni e dobbiamo andare a parlare col fabbro. Ok. Traccia e traccia. Perfetto. Ma pure con te, non so chi sei, ma parliamo. E te sbracciamo, capito? Ora allora, questa qua giù da parlare. Perfetto. Eivor, ci hai portato dei tesori? Sono tornata con una barca e una ciurma. Sono i tesori più grandi. Quelli non contano. Ti serve. Preso niente? Non oggi. I pesci non abboccano. Ci sono troppe barche che agitano l'acqua. Mi manca la pazienza per la pesca. Credo che avrai più fortuna con l'arco. Tirare frecce ai pesci può funzionare. Quelli non contano. Ti serve l'argento e i gioielli. Sì, Toro. Salute, Eivor! Altro tizio con cui parlare? Ciao, Guarda un po' tizio! chi c'è! Ti eserciti con le parole, Alvis? Ah, Eivor! L'unica bocca in tutta Midgard in grado di schernirmi. Mi hai insegnato tu l'arte della poesia, amico mio. Presto l'allieva supererà il maestro. Che ne dici di un'altra lezione, allora? Canzoniamo, qui e ora. Cosa mi rispondi? Canzoneremo un'altra volta, No, ci ho da non fare. ora. Capisco, forse più tardi. Decisamente. Scendo le sfide di Remo, aumenterà il livello di carisma e posso sbloccare speciali opzioni di Ana in alcune situazioni. Vabbè, sì, ci penserò poi. Eivor, vieni ad affilare le tue lame? Morso di lupo, bentornata. Gunnar, ho qui qualcosa che dovresti vedere. Guarda un po', ciccio, che ti ho portato. Per il tuono di Thor, è l'ascia di tuo padre? Non vedo questa bellezza da, da molto tempo. Ho forgiato quest'arma anni fa. È ancora buona. Ne vado piuttosto fiero. Ha la lama smussata, ma è un'ottima arma. Puoi affilarla per me? Posso darti una lama migliore e rinforzare il manico. E fortuna vuole che abbia un lingotto pronto per il lavoro. Sei sicuro? Il fato ha voluto così. Ma in futuro dovrai portarmi tu i lingotti. Le armi non si forgiano dal nulla. Ti porterò i lingotti, ciccio, non ti sta preoccupando. Portare i lingotti alla forgia del 6-21 con una paura migliore l'armatura e le armi. Ok, migliora. Grazie.
siamo, capito? Non c'emo soldi, c'emo lingotti, c'emo niente. Ci toccherebbe un po' di roba. Ecco fatto. Qualcos'altro? Andiamo a Sedov. Un lingotto ce l'abbiamo. Ma per ignorare l'armatura c'avevamo un lingotto. Serve nient'altro? Ti chiedo come stai. Tu come stai, Gunnar? Tieni duro? Il lavoro c'è e il mio spirito è forte, ma le notti sono più fredde. La mia donna mi ha lasciato, l'hai saputo? Sì, mi dispiace molto. Da quanto eravate insieme? 5 settimane. 5 settimane di passione. Ma ormai è finita. Troverò mai la mia Brunilde? Cazzo, Brunilde, mo! Le Valchirie non calcano queste terre come un tempo. Dovresti pensare meno in grande. Tu credi? Amica mia, guarda la mia merce, le mie armi. Io sono un uomo che mira solo alla perfezione. Per ora è tutto. Torna quando vuoi, Eivor. Rune dell'ira, runa per arma. Allora, inventario. Non ci abbiamo rune. Siamo a posto per il momento. Forza, che ci abbiamo? 32 monete d'argento. Non c'è moniche, non c'è lingotti. Fiore profumato, un quadrifoglio. Tutte le ci sono state cancellate. Una bussola. Una coda di foca. E che c'è? Runa. Runa minore dell'ira. Da runa nell'arma. Qui non potevo potenziare niente perché non c'erano materiali, ok. Direi che per il momento stiamo a posto così. Quest'amo fatto. Prossimo passo, dove si trova? La neve è sempre a scalare a montagna. Mi sembra una donna ragno. Ta 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 ta. Forza e coraggio, dai ragazza, su! Ah,
ossidiana, non sta sto. Se ossidiana, dimmi. Caso Patrice De Gallardo ha fatto tutta sta roba. Salite su una montagna. Adriana! Ragagnetto, me del futuro, Adriana! Questa dovrebbe essere l'ossidiana. La ferro. Abbiamo trovato il ferro. Ferramo raccolto. Che faccio, che mi rimo sulla corda? E chi sei? La cugina di Spider-Man. Dammi sto capanno. Per te c'hai le visioni dopo tutto sto tragitto, cazzo. Grafica spettacolare, raga, perché veramente la grafica è spettacolare, ma... Porca miseria. Fatto leggermente male. Hai visioni? Sì, un attacco d'asma gli è preso dopo che è fatta tutta sta corsa. Ma che cazzo sta sto capanno? Io però dovrei scendere in una maniera più tranquilla, eh? Senza ammazzarmi, sarebbe il caso. Però con calma, sono freddo. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. Amuram. Siamo arrivati, eh? Amuram. Valka! Valka, zitta. Mi
Mi serve silenzio per ascoltare la natura. Amuram. Amuram. Svala. Lei offre lodi e viene accolta. Prestate ascolto al mio richiamo, o antichi. Grande Odino, grande Freya, io vi rendo grazie per il vostro Seidr. Lei rende grazie ed è benedetta. Eivor, ne è passato di tempo. Cosa ti spinge a farmi visita? Sono qui per un responso, su una questione privata. Vieni. Come sta tua madre? La sua mente è confusa. Parla agli spiriti. Temo che sia il suo ultimo inverno. Ma sono con lei. Adesso, dimmi perché sei qui. Ho avuto una visione. Molto potente. Forse è stata la furia della battaglia o un delirio causato dal freddo, ma... Prova a descrivermela. Dopo 17 anni... ho rivisto l'ascia di mio padre. Non appena l'ho toccata, è iniziata la visione. C'era un lupo. Era feroce. Ululava. E poi una figura. Un vecchio ammantato, con un occhio solo. Voleva che lo seguissi. Ah, il Supremo. Ti chiama a sé. Forse desidera parlare con te. Farti avere un messaggio. Solo il Seidr può aiutarti a vedere con chiarezza e contribuire a sciogliere i fili annodati nella tua mente. Non ci vorrà molto. Se lo dici tu? Cosa prepari? Un elisir per liberare il tuo Ugr e sciogliere i tuoi pensieri. Grazie ad esso, entrerai in una sorta di dormiveglia e viaggerai nelle terre del sogno. Ciò che vedrai potrebbe disorientarti, ma devi tentare di ricordare ogni cosa. Bevi. Se cerchi la vera comprensione. Facciano una roba potente sti vichinghi, oh. Non ho visto niente, Valka. È tutto inutile. Avi! Avi! Sono il mondo dei morti. Sigurd. Sigurd! Fratello, quando sei arrivato? Ma qui scappano tutti! Dove sono? Rma, brma, arma, mrma. È una roba potente quella con cui si facevano sti vichinghi, oh! C'era alcuna alternativa, Avi. Il destino è segnato.
Sigurd! Grafica spettacolare, oh. Il braccio di Sigurd. Sigurd! Cosa? Cosa è successo? Non dovevi essere tu, Havi. Calma, Eivor. Sono Valka. Sono qui. Valka! Pensa Valka, ha detto Valka! Pensavo di... Che cos'era? Raccontami tutto. Ero su una montagna, in una violenta bufera, e salivo verso la vetta. Stavo seguendo un lupo. Il lupo mi chiamava, ho visto di dalle norme. Ho visto le porte della sala degli eroi caduti di Odino. Si sono aperte per me. Ombre del Valhalla, a cui tu sei destinata. Ho visto Odino e le norne che tessevano i fili del fato. Mi osservavano. Non solo. Ti mostravano la via da seguire. Nella vita, nel futuro, ciò che ti attende. E dove ti condurrà? Il lupo bramava la mia attenzione, come a chiedermi di seguirlo. Tu sei il morso di lupo e porterai il suo marchio a vita. In questo caso, rappresenta la tua ambizione o la tua paura. Ovviamente. Non so cos'altro dire. I miei ricordi sono vaghi, confusi. Hai raggiunto la vetta della montagna? L'ho raggiunta, sì. Ho trovato Sigurd. Ferito, sofferente. Era senza un braccio. Poi il lupo è riapparso. Grande come un drago. Mostruoso, orribile. Ha cominciato a fissarmi e mi è saltato addosso. Poi più niente. Gli dèi sono con te, Eivor. Lo sono da sempre. Conquisterai la tua gloria e avrai il tuo posto nel Valhalla. Ma questi presagi sono anche funesti. Il braccio mancante, tutto quel sangue, la bestia. Tu tradirai tuo fratello Sigurd. È questo il significato della visione. Non può essere. Io non tradirei mai Sigurd. È mio fratello, la mia famiglia. Le norne hanno parlato e il loro messaggio è questo. No, ti sbagli. Hai frainteso la visione. Non è possibile. Tu tradirai Sigurd. Odino si è opposto al suo fato. Lo farò anch'io. Direi che non promette per niente bene. Missione completata, la consolazione di una veggente. Fantastico. Oh, c'ho avuto punti di talento, andiamo a comprarsi qualcosa, raga. Ok, posso a comprare qualcosa. Talenti. Punti vita, di qua che c'avevo. Distanza, punti vita, va. Non attrezzatura al co. Missioni, sempre questioni di famiglia. Parla con Randvi. Ok. E quasi questo sono.
camordiaggio rapido, va. Ritorniamo subito al villaggio. Grafica veramente immensa e spettacolare, raga. Guardate che roba. E considerate che non è che abbia poi questa grandissima scheda grafica. Infatti spero un giorno di riuscire a riprovare il gioco con una scheda grafica ancora migliore, però vi dirò che merita veramente. Sto giocando con i dadi. Senti con me e giochiamo. Dai! La famosa partita. Orlog. Conosco questo gioco. Dai, siediti. I dadi non rotolano da soli. Giochiamo. Sono piuttosto bravo. Non dire che non lo sapevi. Che devo fare? Non lancio i dadi? Orlog è un gioco in cui i due partecipanti si sfidano a cercare di invocando i favori divini. Il primo giocatore che porta in zero la sola dell'avversario vince. Fase di lancio, fattore divino, vabbè. Testa. Molto bene. I gettoni si usano per ottenere effetti divini. L'idea di di risoluzione e ottiene un gettone, vengono risolti sia primi anni non bloccare, rubare un gettone. Sì, carina, ma non mi lascia stare. Dopo carino, sì. Ho avuto abbastanza. No, è stato bello, è stato un piacere. Hey, Kjartna! Ora avranno finito. Il re ha chiesto il suo idromele migliore, dunque il colloquio è finito. Credo che tu possa entrare. Sono pronta per la tempesta. Parlerò con il re. Parla con il re, va. Eccellente, re Styrbjörn. Farò avere questa proposta a mio nipote. Credo che ne coglierà la saggezza. Bene. È quanto voglio sperare. Che i... Che i venti ti siano favorevoli, Guthorm.
Eivor, vieni avanti e spiegami chiaramente perché hai voluto disobbedire ai miei ordini. Puoi sfidarmi? Non intendo sfidarti, Re. Intendo solo spronarti contro i tuoi nemici e la tua mancanza di giudizio. Tu non sai niente del mio giudizio, né dei miei piani o delle mie strategie. Sigurd mi darebbe ragione. Forse darebbe ragione a te, ma poi obbedirebbe a me. Conosce le regole. Ma conosce ancor meglio suo padre. Immagina di essere assediata da un nemico che ha molti più guerrieri dei tuoi. Cosa ci guadagneresti dichiarandogli guerra? Non sarebbe forse meglio essere discreti e ottenere alleanze tramite la diplomazia? In attesa del giorno in cui i valori in campo cambieranno e la tua vittoria sarà garantita. Non abbiamo alleati? Stiamo parlando di alleanze reali? O è solo la tua scusa per non agire? La tua arroganza ti rende così cieca all'evidenza, Eivor. Sono giorni e notti che io stringo alleanze con i clan del Nord. Molto presto potrai conoscere i frutti dei miei sforzi. Solo allora capirai. È tutto. Sono senza parole, Eivor. Quando ti ho presa con me non mi sarei aspettato un tale affronto da parte della figlia di Varin. Tuo padre era un brav'uomo, giusto e sempre leale. È morto da eroe perché sopravvivessimo. È morto da codardo, mio signore. Non farò la stessa fine. Perché porti con te un fardello così inutile? Liberati! Pensa solo ai giorni a venire, al nostro futuro, a tutte le vittorie in vista. Il mio onore è stato macchiato. Finché non avrò lavato l'onta, non avrò pace. Mi rifiuto di riaprire quella ferita. Ma se esiste qualcosa che può aiutarti a scacciare quelle ombre dal tuo cuore... Sigurd è arrivato! Giù al molo, c'è la sua nave! Sbloccata la missione leggenda di Beowulf e si è raggiunta al giorno. Vabbè, metteremo. Dovremmo andare giù, ma direi che per il momento, anzi non raggiungiamo il molo. L'allenamento del berzo era Edic, che è questa roba. Totem dell'orso, sonare del berserk, cavo del berserk, vela del berserk, riposo del berserk. Vabbè, abbiamo trovato tutta sta roba. Come è cambiato il piccolo Sigurd? Eivor! Sigurd! Ma guardati, Drengr furiosa! Hai combattuto senza di me? E tu, vichingo speziato! Nella tua barba sento la puzza di 10 regni diversi. Ed è solo l'inizio. Randvi, mia cara moglie. Tuo marito ritorna... Doni e ricchezze per tutti. E con nuovi amici. Esatto. Asim e Hitam. Li ho incontrati a Miklagard e mi hanno svelato antichi segreti. Siamo grati a Sigurd per il suo invito e ansiosi di rendere omaggio al vostro re. Mio fratello è sempre molto attento alle sue compagnie. Se potete stargli a fianco in Colomi, gli piacete? Ah, riprenderemo le presentazioni dopo che avremo mangiato. Andrò da mio padre a riferire del mio viaggio. Gli assassini! Stamattina abbiamo incrociato una nave di mercanti. Hanno detto che il morso di lupo era prigioniera di Chiotve. Hanno tralasciato il finale. Ho ucciso i miei rapitori e recuperato la ciurma. E per questo tuo padre mi ha rimproverata. Tu sai come la penso, fratello. Solo la guerra può scacciare Chiotve da queste terre. Ma il re non è d'accordo.
Lo so. Mio padre pensa troppo e agisce poco. Ma da oggi non più. Te lo prometto. A breve il nome Chiotve lo Spietato non sarà che un'imprecazione pronunciata dagli ubriaconi. Figlio mio, bentornato! Ah, padre. Questa sera dobbiamo celebrare il tuo ritorno, Sigurd. Le tavole sono imbandite con orzo e agnello, pane e idromele. Va più che bene, ti prego. Non voglio niente che non offriresti a un servo. Lascia che sia io a onorarti. Porto doni e storie da terre lontane. Dopo due inverni di viaggio ne ho in abbondanza. Molto bene, molto bene. Vieni dentro. E quando saremo sazi e soddisfatti, padre, parleremo di Chiotve e del suo clan e di come metteremo fine al loro terrore per sempre. Ci ha tormentati troppo a lungo. Non ha fatto che umiliarci. Io lo so bene, e anche Eivor. Deve finire, ora. Sì, certo. Quando sarà il momento. Non mi sembra che abbia guagliato molto. In Russia abbiamo navigato e razziato lungo il fiume Volga, sotto piogge di lance di tribù sfuggenti. A Miklagard abbiamo visto uomini coperti di ricchezze vivide come il Bifrost, di cui ci siamo impossessati, ovviamente. Abbiamo visto Roma, poi l'Africa. Vasti oceani di sabbia, guerrieri di ogni colore, meraviglie tali da accecare. E ora sono tornato, con ricchezze e gloria da condividere con la mia famiglia, i miei amici, i miei Drengr. Prendete ciò che volete dai miei averi, poiché questo è solo un assaggio di ciò che verrà. Domani il clan del Corvo rinascerà. Skål, Sigurd. Skål! E tu, Eivor, vieni. Ho qualcosa di speciale per te. Vabbè, ragazzi, io direi che per questo episodio possiamo fermarci qui. Io vi ricordo che se non siete iscritti al canale di iscrivervi, di cliccare sulla campanellina per stare sempre aggiornati sui prossimi video. Un like se il video vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto e soprattutto lasciatemi tutto quello che vorreste dirmi nei commenti. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.